L'uomo, cedendo alle lusinghe, alla tentazione di Satana, procurerà per se stesso delle lacerazioni che lo condurranno alla morte spirituale. Da quel momento in poi, nell'uomo si è insidiato un pensiero, un atteggiamento che non sono quelle che Dio aveva stabilito durante la creazione. L'uomo ha dimostrato di essere ribelle, orgoglioso, e questa natura corrotta è entrata nel mondo e l'abbiamo tutti quanti ereditata. La parola di Dio afferma che tutti gli uomini hanno peccato e sono per questo privi della gloria di Dio. Il nostro vecchio uomo rappresenta proprio il pensiero del mondo e per questo notiamo l'atteggiamento mondano, un atteggiamento che cerca di soddisfare la propria carne a tutti i costi, raggiungere certi obiettivi, anche se palesemente fare certe cose sappiamo che sono sbagliate, lo sentiamo nella coscienza o comunque sappiamo dalle sacre scritture che fare certe cose, perseguire certi progetti è sbagliato. Eppure l'uomo, per soddisfare i propri desideri, l'avidità del proprio cuore, non tiene conto di nulla e di nessuno. Signore, preserva il mio cuore. La Bibbia ci insegna sì di avere delle relazioni, ma dobbiamo essere noi a portare quelle anime a Cristo e non quelle anime a sviarci da Cristo. Satana è un ingannatore. Satana viene e vuole rubarci quanto di prezioso ci ha dato il Signore. Perciò la parola di Dio ci dice: fate attenzione all'amicizia di questo mondo. L'umanità è sempre di più soggiogata dal principe di questo mondo, il diavolo. Dovremmo ancora di più essere consapevoli che abbiamo bisogno di pregare il Signore affinché questo spirito non accechi le menti e le trascini in una perdizione eterna, ma vogliamo dire finché ne abbiamo l'opportunità, Signore, usati di me, usati di noi. Ma se io faccio sì che lo spirito dell'Eterno, lo spirito di Dio, sia Lui a condurre la mia vita, rivolgerò non più la mia attenzione ai desideri della carne, ma rivolgerò la mia attenzione ai desideri dello Spirito, allora lo Spirito di Dio mi guiderà e sarò nella Sua volontà e sarò benedetto, sarò riempito.